Eccoci qua, rieccoci cari amici del canale YouTube, nuovo video, nuove notizie da commentare insieme perché oggi per esempio era in programma un doppio allenamento, una doppia sessione di allenamento al centro sportivo rossonero di Milanello e la seconda seduta è stata annullata per volere dello stesso allenatore Fonseca. Evidentemente un po' il caldo, un po' i carichi di lavoro, un po' il fatto che l'allenamento di questa mattina sia anche durato quasi 3 ore, quindi più del dovuto, ha portato il tecnico rossonero ad annullare la seconda seduta perché si sta lavorando parecchio sulla parte atletica. E visto che domani c'è di nuovo doppia seduta, allora Fonseca ha deciso di sospendere la seconda sessione di lavoro odierna. Quindi allenamento annullato nel pomeriggio, stamattina si è lavorato in maniera intensa, domani doppio allenamento, poi sia mercoledì che giovedì allenamento al mattino perché giovedì si parte e c'è questa grande attesa per come dire, cominciare anche a giocare contro squadre di un certo blasone come il City, il Real e il Barcellona. A proposito di partite, di squadre, a proposito di allenamenti, cominciano a rientrare pian piano i nazionali, coloro che hanno partecipato alle varie partite durante l'estate con le rispettive nazionali. Il primo a rientrare domani 23 luglio è Luka Jovic. Jovic è il primo giocatore a rientrare, a tornare al centro sportivo di Milanello ed è un rientro comunque importante perché Fonseca sta lavorando tanto sulla fase difensiva, come avete sentito anche recentemente dall'intervista di Tomori, dalla costruzione dal basso, fase difensiva, però mancano un po' gli attaccanti. È vero, c'è ancora Colombo, ma una cosa è allenarsi con Colombo, una cosa è allenarsi con Jovic e Morata, per dirvi. E quindi è importante l'arrivo di Jovic anche per le esercitazioni in attacco. Jovic è il primo a tornare domani, 23 luglio. Gli altri due giocatori che rientrano dopo Jovic sono Pulisic e Musa. A differenza di Jovic, si aggregheranno direttamente il 26 di luglio in America, negli Stati Uniti. Loro, tra l'altro, hanno disputato la Coppa America, Pulisic e Musa. Poi, dopo Pulisic e Musa, in America si aggregheranno anche Leao il 28 di luglio e Okafor il 30 di luglio. Non andranno in America, ma torneranno ad allenarsi a Milanello, quindi parte, diciamo così, la nuova stagione milanista di Mike Maignan e Theo Hernandez il 2 di agosto, ribadisco, non voleranno perché è anche abbastanza inutile visto che la squadra il 7 rientra, quindi per 4-5 giorni alla fine cominciano ad allenarsi a Milanello. Il 3 di agosto Reinders sempre a Milanello e l'ultimo arrivato Alvaro Morata, campione d'Europa con la Spagna da capitano, sbarca a Milanello il 5 di agosto. Vi ho fatto un po' il piano, il programma dei rientri, quindi giorno dopo giorno poi testimonieremo l'arrivo di questi giocatori. Ribadisco, ad agosto, il 2 di agosto, Maignan e Theo, il 3 Reinders, il 5 di agosto Alvaro Morata. Morata che tra l'altro sta facendo anche delle vacanze in Italia, dopo l'Europeo, ha incontrato anche Theo Hernandez in vacanza, hanno fatto delle foto insieme, dei video insieme, hanno giocato a padel insieme, si conoscevano già, però il fatto che ci sia un feeling tra questi due giocatori è importante perché magari Theo confeziona gli assist e Morata la butta dentro, lo speriamo e ce lo auguriamo tutti. Dicevo, Morata rientra il 5 per preparare il trofeo Berlusconi del 13 di agosto e poi la prima di campionato il 17. È chiaro che se rientra il 5 avrà davvero una decina di giorni per preparare l'esordio in campionato, quindi deve lavorare tanto e subito Alvaro Morata. Per quanto riguarda l'attacco, abbiamo detto di Jovic e del suo rientro nella giornata di domani. Il futuro di Jovic però comunque nonostante tutto continua ad essere in bilico, perché
Perché se il Milan dovesse fare un'altra punta, dovesse comprare un altro attaccante, vedi Fulkrug, anche se ora c'è questo inserimento dell'Atletico Madrid, qualcuno dice che è un'azione di disturbo nei confronti del Milan, perché il Milan, secondo i media spagnoli, non si è comportato bene con l'Atletico, l'Atletico è infastidito dai modi del Milan per esercitare la clausola di Morata. Al di là di questo gossip, diciamo così, che proviene dalla Spagna, se l'Atletico offre 25-30 milioni al Borussia per Fulkrug, è chiaro che l'obiettivo non sarà più lui, perché il Milan non arriverà mai a quelle cifre. Il Milan vuole mettere sul piatto massimo 15-20 milioni per la punta 31enne tedesca Fulkrug. Quindi vediamo. Però se il Milan dovesse fare un'altra punta, un secondo attaccante oltre Morata, è chiaro che Jovic potrebbe anche andare via. D'altronde per Jovic sono arrivate delle offerte al procuratore, all'agenzia di Jovic, ne hanno parlato, ne hanno discusso, però al momento, insomma, la cosa non sta andando avanti. Proposte che arrivano per Jovic dalla Turchia. Il Milan, però, come dicevamo a inizio video, deve darsi un po' una mossa sul mercato, perché poi le altre squadre non è che stanno a guardare. Per esempio, se il Milan ha messo Fulkrug nel mirino come altra punta, e poi è chiaro che se non affonde il colpo possono inserirsi altre società come l'Atletico Madrid, qualcosa di simile potrebbe anche accadere per altri obiettivi di mercato. Già in passato è successo con Zirkzee e il Manchester United. Dall'estero danno il Manchester United su Fofana, obiettivo dichiarato del Milan ormai da settimane. Il giocatore ha anche un accordo con la squadra rossonera per quanto riguarda gli anni di contratto, che dovrebbero essere 5, anche l'ingaggio. Manca però l'affondo con il Monaco. Il Monaco, da parte sua, come dire, vuole creare un'asta, perché se c'è lo United, c'è il Milan, magari c'è qualche altra società, alza il prezzo e chiede il massimo per questo giocatore. Quindi attenzione sempre all'inserimento di altre squadre. Ribadisco, con l'addio di Amrabat dal Manchester United, la squadra inglese vuole andare su un altro centrocampista, e pare proprio che Fofana possa essere l'uomo giusto. Vediamo, il Milan si deve comunque dare una mossa e deve muoversi da questo punto di vista, alzando la proposta economica. Stessa cosa per Pavlovic, pare che l'Atletico Madrid abbia chiesto delle informazioni all'agenzia che cura gli interessi di Pavlovic. Anche in questo caso, obiettivo più che dichiarato da parte del Milan, perché sta lavorando davvero da tanto tempo su questo difensore, e ora deve stringere, deve concludere, deve affrettarsi per non vedere sfumare tanto lavoro fatto in passato. Un po' come era successo, se vi ricordate, per Zirkzee. Mesi e mesi di lavoro, poi la cosa si è arenata sulle commissioni e il giocatore è andato al Manchester United. Quindi il Milan deve sicuramente accelerare, e speriamo che questa possa essere la settimana giusta, quella prima della partenza per gli Stati Uniti, per la tournée in America, fissata appunto a giovedì di questa settimana. Un abbraccio, ciao.